Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Alien Breed Impact. Andiamo a massacrare di nuovo qualche faccia a qualche alienuncolo. Allora, ho notato che gli scorsi episodi l'audio era venuto molto alto quello del gioco e me ne dispiaccio perché di sicuro non era stata mia intenzione quella di rovinarvi la visione, diciamo, con commentary registrato troppo basso rispetto al volume. E che Kaiser! Avete finito? Posso parlare? Ok. Dicevo, non era mia intenzione rovinarvi la visione con un commentary che era troppo basso rispetto al volume del gioco. E me ne sono accorto solo dopo, gli episodi li ho registrati tutti e due di seguito e quindi purtroppo me ne sono accorto quando era tardi, ecco, diciamo. Qua non so, non mi ricordo neanche più se sono passato, ma andiamo di là, visto che ci dice di andare di là, andrei di là. E boh. E boh, quindi sto giro ho passato, dovrebbe essere sistemato. C'è qualcuno in giro che si lamenta qua sotto. Fine? Ok. E presa probabilmente se dove devo passare di qua, quindi no, devo andare di là. Quindi credo di dover passare per la porta che c'è qua sotto. Vero? Andare di qua. Capite da dove arrivavamo qua se non ricordo male. Cosa sono sti raggi? Non mi piace sta storia. Sì, no, esatto, noi venivamo da qua. Non da qua sotto però, non eravamo passati qua sotto. Ah, perché era contaminato qua se non ricordo male. Infatti non siamo mai passati qua. Qua là dentro posso entrare? No, non credo. No, non credo. Security level not authorized. Ah, qua poi dopo inizierà la parte, sì. È una parte che non mi piace granché. Cioè, quella parte più finale. Dove? Cos'è sta roba? Ah, c'è un corpo umano di là. Dove ci sono tutte le. Ah, attivi i controlli di irrigazione, quindi è qua che dovevamo andare. Operation successful. Systems powering down. Adesso sì, si sta accumulando una pressione pericolosa nella storia delle colture. Devono essere attivate quelle per la regolazione manuale, tanto per cambiare. Door online vuol dire che là posso passare, ma io vorrei prima vedere se c'è qualcosa di qua da buttare. Ottimo. No, quel corpo umano è dall'altro lato. Però qua ci sono due corpi umani che non fanno mai male. Lanciafiamme e nulla di interessante. Un terminale Intex. Allora, armi, vediamo un attimo. Compriamo delle munizioni, sì, per il fucile d'assalto, di sicuro. Poi io venderei anche qualche cosa, ma le munizioni non conviene tantissimo venderle poi alla fin fine. Allora, comprerei. Allora, venderei la granata stordente, la granata frammentazione, la torretta la tengo, l'armatura la tengo per ora. Anche se potrei farmi 1000
Con 1000 mi potrei potenziare il medikit. Cioè arrivando a 4000. No. No, avrei bisogno di 6500. E se vendessi questo fucile laser ci farei. Boh, non ci farei neanche tantissimo. Vendo la lancia io. Sì, vendo anche il fucile laser. 3600. Voglio cercare di. Però l'armatura non lo so quella se venderla o meno. Salviamo intanto. Già che siamo qua. Scusate, ma salviamo i progressi. Su, qual è l'ultima delle due? 8, 11 o 3, 5? 3, 5? Ah no, perché sono al contrario, 5, 3, 5 marzo. E l'altra è l'11 ottobre? 11 ottobre. Ma già era una vita che non giocavo a Alien Breed quando ho ripreso a farne la serie. Ah, ma là è chiuso, dobbiamo passare da questa zona di qua. Là. Ah, là forse ci devo passare in un secondo momento, non so se è ora di andare. Infatti questa porta è chiusa. Devo andare dall'altra porta. Infatti quasi quasi girerei così la visuale, perché così mi. Sti affari non mi piacciono perché. Quella è già morta, ma questa. Quegli affari là rilasciano sempre delle larve finché non vengono distrutte. E questa è una cosa che non mi piace proprio per niente. Ok, dei riconoscimenti a un corpo umano. Ci sta, ma un medikit piccolo quasi quasi me lo faccio, eh. Cos'è l'indicatore là dell'energia accanto? Ah, perché là sto male. Oddio, questa cosa non l'avevo mai notata in tutti questi anni. No, anche quello. Cribbio, 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 cribbio. Non l'ho visto! Non l'ho visto! Porca miseria! Ah, stanno avvelenando l'aria, visto? È quello che è il casino. Però non posso neanche rushare troppo perché. Torno indietro a recuperare un po' di aria perché. Esci, esci, esci! Ho l'impressione che perda anche vita, eh. Rischiamo più di morire intossicati, che è già un'ottima cosa, ma. Oddio! Ma abbiamo dovuto sprecare un sacco di.
quella è già morta. Vabbè, è sempre meglio sparare un colpo in più e essere sicuri che non andiamo a perdere vita in modo idiota. Corpo umano anche qua. Niente di interessante. Avrei bisogno di un po' di medikit perché ne ho dovuti sprecare un po', qua. Dammi un medikit, dai, Plox. Nulla di interessante. Chi è qua? Ok. Qua c'è qualche pianta da maciullare in giro. No, ma degli alieni, sì. Niente delle piante forse, no. Un corpo umano. Grata frammentazione, che non mi interessa particolarmente, però è sempre meglio che niente. Andiamo di là. Mi sarei dovuto buttare già di corsa sin dall'inizio. E ci sono andato con calma e ho perso un sacco di vita. Qua c'è qualcosa, non c'è niente. Di là non so se ho esplorato, sì, ho esplorato di qua. Ok. Allora adesso dovrei andare dall'altro lato. Da dove sta Cribbio di... Un attimo. Warning. Gas levels critical. Adesso che sono critico le gas level, però. Santa paletta! Life support systems were rebooted. Uff. Airmax, normal. Ah già, mi sono giocato via praticamente tutte le munizioni qua. 500 crediti, ok, che è già qualcosa. E qua. Niente di interessante. Sì. Non ci siamo capiti, no. Ok, dammi dei riconoscimenti. Ah, ma là c'era un corpo umano che non ho visto. Torniamo indietro, magari dei medikit o delle munizioni. Anche le munizioni disdegnerei, perché... Ma per tutta la munizione non c'è fiamma. Prego, signori, venghino. Che qui c'è il piombo buono. Ok, la testissima, ma vabbè. Allora, torniamo indietro. Vediamo se troviamo qualche cosa di interessante. Perché qua si è messi un po' male. Ho dovuto sprecare un sacco di munizioni per andare di corsa e non morirci. Granata frammentazione. Vediamo qua. 500 crediti.
Però ho fintato che mi danno crediti ma non munizioni. Beh, però col terminal Intex potrei magari aumentare l'affare. Ho preso 1.000.000 di crediti circa. Forse un po' di più. Qua sotto, ok. Nulla di interessante. Occhio al fuoco. Nulla di interessante. Granata stordente. 200 crediti. Su dall'altra parte invece cosa c'era? Crediti, forse abbiamo anche abbastanza soldi per lasciarci non ci siamo capiti. Vieni, piace. Lol. Non ho quasi più munizioni, porca di una miseria. Un corpo umano qua, non l'avevo visto questo. Nulla di interessante. Dov'era il terminale Intex? Qua sotto, vero? Era qua sotto, no? Sì, ottimo. Vediamo se posso... Munizioni o no, più un Kaiser, perché le avevo comprate tutte, se non sbaglio, infatti. L'oggetto è esaurito. Lanciafiamme ne abbiamo comunque un po', quindi non ci va male. 5.007, quello del potenziamento per il medikit. Quindi basterebbero 800. Allora, vediamo se di armi ho qualcosa che posso... Allora, 800 mi servirebbero, eh. Allora, oggetti... Due granate a frammentazione e una granata stordente. E però dovrei vendere quella roba là. Dovrei vendere quella... Tipo la torretta. Almeno la torretta è un kit medico grande. Beh, l'armatura rinforzata vendiamola. E sono 6.200. Mi mancherebbero 400 dindi. No, 300. Che sarebbero un sacco di munizioni del lanciafiamme, per esempio. Questi sono 200 se li vendo tutti. Vendiamo un po' di munizioni del cannone. Ok. Ho venduto praticamente tutto. Vediamo, speriamo. Salviamo di nuovo. Ok, adesso proviamo per esempio a vedere lo stimolante medico. Il medico piccolo quanto mi dà? Leggermente di più, non so se è andato bene, se abbiamo fatto bene. Vabbè, comunque per questo primo episodio può essere tutto. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo con il prossimo episodio lunedì, se non erro. E buona giornata a tutti. Ciao!